Ciao a tutti e benvenuti su Sempre in Abiki. Molto in ritardo questo mese, mi scuso, ma sono stata veramente presissima. Questo è il video dei prodotti top per il mese di maggio. Allora, inizio subito come al mio solito da un prodotto di skincare. In realtà non è un prodotto che ho scoperto questo mese perché lo uso su base regolare, ormai devo dire da tempo immemorabile, da anni, e quindi non è neanche un prodotto che ho utilizzato in particolar modo unicamente nel mese di maggio, perché è veramente un prodotto che uso con regolarità, però appunto ho voluto parlarvene questo mese perché mi sono resa conto ancora una volta di più come questo per me sia un prodotto insostituibile che fa parte della mia skincare. Non so se riuscite a vedere all'interno, ma questa è la quantità di prodotto che mi è rimasta, quindi devo assolutamente andare a comprarlo con urgenza perché sono rimasta senza, e questo è un prodotto che io uso veramente tutte le sere per struccarmi. Lo uso su tutto il viso compresi gli occhi, quindi strucco anche il mascara con questo prodotto. Non mi brucia in maniera particolare, io uso la versione numero 2, quella mild, quella dolce tra virgolette. Ne esistono tre versioni, questo in particolare è il sapone liquido che fa parte del programma 3 step di Clinique, che io come sapete adoro e utilizzo sempre su base regolare. Tra l'altro ne approfitto e prometto, in questi giorni cercherò di realizzare il video sia sullo skincare serale ma anche sullo skincare aggiornato dei prodotti che utilizzo in questo periodo, perché come sapete ho cambiato la mia routine, non utilizzo più i prodotti che vi avevo fatto vedere un po' di tempo fa, che sono più autunnali e invernali, e sono passata dai prodotti un po' più adatti alla stagione calda. Per quel che riguarda sempre la cura del viso, poi, siccome ero molto indecisa ma volevo assolutamente parlarvi di questo prodotto perché io lo adoro, ho cominciato ad utilizzare anche questa crema. Come sapete è una crema di Good Skin Lab, qui sotto vi metto come al solito la lista prodotti, che trovate da Douglas, è venduta in esclusiva da Douglas, e in particolare questa è una crema che a me piace in questo periodo per il contorno occhi. Tra le due, perché sono due prodotti in uno, c'è una versione giorno e una versione notte. La versione giorno ha una consistenza in gel, quindi una consistenza decisamente più leggera e anche più facile da stendere per quel che riguarda il giorno, e una consistenza invece più corposa e più nutriente per quel che riguarda la notte, che come vedete ho utilizzato in gran quantità. Per il giorno, infatti, devo essere onesta, il gel mi piace ma non è uno dei prodotti preferiti in assoluto per questa zona. Continuo a preferire degli altri prodotti di cui vi parlerò nello skincare, mentre per quel che riguarda la parte, diciamo, della crema della notte, io la trovo veramente molto buona, è una consistenza che mi piace tantissimo. Quindi questo è sicuramente un buonissimo prodotto due in uno, perché avete in realtà un trattamento completo per la zona occhi che potete utilizzare in questo periodo di caldo. Il secondo prodotto in classifica in questo mese è un fondotinta, e credo di essere ormai monotona per quel che riguarda il fondotinta, perché è in classifica credo da tempo immemore. È in assoluto il mio fondotinta preferito ed è di Guerlain Lingerie Depot. Ha una consistenza per me e per la mia pelle perfetta, e anche una colorazione, perché non è né troppo beige né troppo rosato, quindi va a coprire perfettamente i miei rossori nella zona degli zigomi, quindi uniforma fantasticamente anche le discromie della pelle, però è sufficientemente anche con quella punta di rosato da rendere incarnato luminoso e comunque fresco. Quindi anche questo andatelo a provare in profumeria, fatevene dare un campione, perché è un fondotinta secondo me che merita veramente attenzione. Il terzo prodotto in classifica questo mese è un prodotto di Dior della collezione estiva, quindi me ne avete già sentito parlare nel video di presentazione di quella collezione in particolare, ed è la Terra, che è entrata tra l'altro in gamma a partire appunto da un mese scorso se non ricordo male, quindi va a sostituire le vecchie Terre che esistevano nella gamma prodotti Dior. In particolare questa qua è la numero 04 Sunset, che è quella con una punta di rosato all'interno. Ovviamente è perfetta per il mio incarnato, avendo la pelle più chiara ed essendo bionda, rispetto all'altra versione che invece è decisamente molto più scura e forse più adatta alle pelli olivastre o comunque tipicamente mediterranee. È un prodotto ottimo, si stende veramente facilissimamente, e quello che mi piace è che è anche perfetto da portare con voi in giro, perché in dotazione vi viene dato all'interno della confezione un mini kabuki, un pennello che è ottimo per appunto i ritocchi veloci durante la giornata e per dare quel tocco di colore in più alla pelle tenendo il prodotto in borsetta. Per quel che riguarda gli occhi, questo mese ho utilizzato tantissimo gli ombretti in crema. È una consistenza che io trovo molto veloce, molto pratica e comunque ormai con una buonissima tenuta, nel senso che gli ombretti in crema di nuova generazione hanno anche una durata nel tempo decisamente valida, quindi resistono molto bene per quel che mi riguarda per l'intera giornata lavorativa. Due sono gli ombretti che amo in particolare in questo periodo. Uno è di alta profumeria, è di Chanel,
del colore Illusoire, che è questo colore a metà tra il grigio, il lilla e il taupe, molto molto bello, portabile in qualsiasi occasione e anche molto luminoso perché ha un effetto a metà tra il pearlescente e il metallizzato. E il secondo ombretto invece che sto utilizzando, un po' più classico nei colori, è adatto invece per un look un po' più naturale, è questo di Maybelline, sono i Color Tattoo 24 ore e questo in particolare è il color Permanent Taupe, che è il numero 40. Sono entrambi bellissimi, questi hanno un costo decisamente diverso, costano circa 8 euro l'uno, ma se potete investire sugli ombretti in crema di Chanel fatelo, perché oltre ad avere dei colori meravigliosi hanno veramente una consistenza ottima e una durata fantastica nel tempo. Una volta stesi e asciutti non si spostano dalla pelle di una virgola. Tra l'altro di questo prodotto sono uscite proprio adesso due nuove colorazioni, io ad esempio le ho prese da Sephora, un oro bellissimo e anche un color pesca ramato veramente fantastico, che vi ho già fatto vedere come colori sul mio sito nella parte appunto del blog e che vi svuocerò a breve, magari realizzerò un trucco perché sono veramente molto belli e voglio farveli vedere anche proprio come resa utilizzati in un tutorial. Il sesto prodotto in classifica è anche questo, un prodotto delle collezioni estive ed è un blush in crema che mi piace veramente tantissimo, è di Clarins e in particolare la versione che sto utilizzando veramente tutti i giorni, anche questa è la numero 02 Coral Tonic. Mi piace molto perché ha quella tonalità di colore perfetta un po' per tutti i tipi di look, nel senso che va a ravvivare l'incarnato senza però risultare né troppo rosa né troppo arancio né troppo scuro. È veramente naturale e ha all'interno anche come dei micro glitter dorati che una volta stesi sulla pelle regalano un effetto un po' illuminante, quindi va a scaldare l'incarnato ma anche a regalare quell'effetto che cattura la luce quando muovete il volto e quindi è bellissimo, perfetto anche da solo senza dover utilizzare necessariamente un illuminante ad esempio nella parte alta dello zigomo. Tra l'altro è a prova di sbaglio, nel senso che ha una consistenza facilissima anche da stendere, l'applicatore è comodissimo e largo anche per quando volete fare dei ritocchi veloci durante la giornata. Basterà applicarlo sulla parte alta dello zigomo come in questo caso e anche se ne applicate tanto, poi sfumandolo con le dita potete regolare tranquillamente l'intensità del colore ed è quindi un prodotto scalabile di cui potete aumentare l'intensità man mano che lo applicate con più strati sulla zona, diciamo, che volete rendere più viva e colorata. Ve lo consiglio anche qua, essendo però un'edizione limitata, vi consiglio di andare a vedere in profumeria, c'è questa variante e una un po' più rosata, perché come al solito qualora dovesse piacervi rischiate di non trovarlo più. Anche per quel che riguarda l'illuminante sono probabilmente un po' monotona, ma i prodotti di Guerlain, questo è infatti il prodotto di cui voglio parlare adesso, sono talmente validi e talmente buoni anche come consistenza, come profumazione eccetera, che è difficile per me staccarmene. Sapete che io ho un debole per Guerlain perché amo veramente questi prodotti. E l'illuminante che continuo ad utilizzare tantissimo anche questo mese è il Cruel Gardenia, è uno degli illuminanti che è uscito nella collezione di qualche mese fa, sempre di Guerlain, quindi è stata un'edizione limitata. Mi dispiace che non sia più tra virgolette reperibile in profumeria e acquistabile, però per chi ce l'ha credo che mi possiate capire perché il prodotto è fantastico. Per quel che riguarda sempre gli occhi e il mascara in particolare, questo mese sto utilizzando tutti i giorni, praticamente non lo sto cambiando mai, il mascara di Benefit The Real. Sapete che io lo adoro, ho già fatto anche un video di recensione specifico solo dedicato a questo prodotto per farvi vedere anche qual è la consistenza e l'effetto finale sulle ciglia. È il mascara che sto indossando anche adesso e uno dei motivi in più per cui mi piace questo prodotto è che una volta steso si asciuga e rimane asciutto completamente. Questo significa appunto che il prodotto, soprattutto per me ad esempio che ho una pelle che tende a lucidarsi nella zona T, ma quando fa molto caldo anche sulle palpebre, le palpebre tendono a diventare più oleose e lucide, significa con altri mascara rischiare anche di trasferire parte del mascara quando le ciglia toccano la parte superiore dell'occhio sulla palpebra e quindi lasciare quei fastidiosi puntini neri che magari su alcune donne vedete ogni tanto, sintomo del fatto che il mascara è umido, si sta sciogliendo e quindi non resiste bene sull'occhio. Questo invece ha un'ottima tenuta anche da questo punto di vista, quindi non solo perché fa un effetto bellissimo sulle ciglia, molto volumizzante, molto nero, intenso e anche se vogliamo allungante, ma anche perché veramente ha una durata pazzesca in termini di tempo. Il penultimo prodotto in classifica è un profumo
profumo, è un profumo di cui vi ho parlato già nei mesi scorsi, è di Guerlain sempre, si chiama La Petite Robe Noire e chi l'ha provato in profumeria e mi ha scritto, so che molti di voi l'hanno già acquistato, può comprendermi, sempre che amiate ovviamente le profumazioni vagamente dolci. È un profumo le cui note sono un po' particolari perché c'è all'interno la ciliegia nera, la liquirizia, il patchouli, la rosa e come insieme, come accordo è veramente buonissimo e sicuramente molto particolare. In questo periodo a me piace tantissimo. L'ultimo prodotto è un prodotto per la cura dei capelli, in realtà sono due diversi. Il primo che sto utilizzando ormai da più di un mese e mezzo, come vedete è quasi finito e voglio andarlo assolutamente a ricomperare anche qua perché mi sono trovata benissimo, è uno shampoo di Vichy. Questo qua in particolare è uno shampoo fortificante per l'uso frequente. Quello che però mi aveva catturato inizialmente è che senza parabeni, senza siliconi e senza coloranti, quindi ho voluto provare un prodotto anche che fosse senza queste sostanze per vedere se effettivamente la differenza sui capelli si sente e devo dire che mi piace tantissimo. I capelli dopo restano al tatto molto puliti, molto soffici, molto morbidi. Tra l'altro il balsamo sempre della stessa linea è ottimo, è molto ben districante e nello stesso tempo nutre molto bene il capello, perché io non amo particolarmente i balsami che una volta sciacquati lasciano quella sensazione come di attrito sulle mani, quindi che non creano quell'effetto diciamo di nutrizione sul capello. Consiglio assolutamente, in farmacia la trovate perché è ottima. E siccome la stavo finendo ho voluto provare anche un altro prodotto sempre per la cura dei capelli, più che altro attratta dalla profumazione e dal marchio che sapete che io adoro, che è questo di Jo Malone. Jo Malone ha una sola profumazione per quel che riguarda la cura dei capelli, con uno shampoo e un balsamo della profumazione Lime Basil and Mandarin. All'inizio mi ero fatta catturare più che altro dalla profumazione perché ho appunto la fragranza nello stesso odore, i sacchettini profumati che avevo regalato a mio marito che mi erano piaciuti molto, anche se sullo shampoo diciamo annusandolo dalla confezione mi sembrava molto forte come profumazione e forse un po' più maschile, nel senso che è veramente fatta per essere utilizzata in maniera unisex sia dagli uomini che dalle donne. Infatti mio marito la adora e me la ruba anche lui, però ripeto, io non ero rimasta entusiasta annusandola semplicemente dalla confezione. Poi provata sui capelli però mi è piaciuta tantissimo. Prima di tutto quello che amo in particolare è che i capelli rimangono profumati per almeno un paio di giorni dopo che li avete lavati, quindi la prima volta che li ho lavati continuavo ad annusare i capelli anche quando sono andata a dormire sul cuscino eccetera, perché proprio avevano questo odore molto intenso della stessa profumazione ma non fastidioso. La seconda cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata il balsamo. Il balsamo ha una consistenza stranissima perché è molto fluido, quindi non è per niente corposo come invece sono altri balsami, e ha questa consistenza strana, nel senso che quando lo mettete sui capelli si sente fin da subito che ha una consistenza nutriente, è come se ci fosse dentro, non so come spiegarvi, del grasso di limone, nel senso che la profumazione è agrumata e ha questa consistenza molto morbida che va a impregnare il capello e a renderlo subito molto più soffice, molto più idratato. Lo sentite proprio quando lo stendete con le dita e lascia i capelli anche qua morbidissimi e completamente districati, quindi mi è piaciuto tantissimo e ve lo voglio consigliare sia per la profumazione che poi per l'effetto appunto sui capelli. Anche qua Jo Malone lo trovate nelle boutique Jo Malone oppure in corner come la Rinascente ad esempio. Questi erano i prodotti top e adesso come al mio solito passiamo invece ai prodotti bonus per il mese di maggio. Il primo prodotto bonus è un prodotto che trovate da Sephora e può essere un'alternativa carina o per i viaggi o se cercate uno strumento per aiutarvi a pulire il viso e a rimuovere le impurità sul vostro viso senza però spendere una follia. È questo dischetto in silicone. Lo trovate come vi dicevo da Sephora a un costo abbastanza basso, nel senso che se non ricordo male costa sui 5 o 6 euro, è fatto in questo modo, esiste solo di questa colorazione ed è diviso in due parti, una parte con dei dentelli in silicone morbidissimi, un po' più alti, e una parte invece con dei rilievi gommati rotondi, un po' più rigidi al tatto, che serve appunto andare a pulire le zone invece dove avete magari bisogno di una pulizia più profonda come il mento, il contorno del naso eccetera.
e questa specie di protuberanza che serve da un lato ad attaccarlo, perché è una ventosa, allo specchio per tenerlo a portata di mano nel bagno e quindi evitare che si perda o che si sporchi nei cassetti, e dall'altro serve anche a tenerlo fra le dita quando lo utilizzate. Quindi voi stendete il vostro sapone in maniera normale e poi dopo lo passate sul viso in questo modo. È molto delicato, quindi non vi arrosterà il viso, non lo irriterà, non lo graffierà, e con dei movimenti circolari lo passate su tutto il viso, quindi questo aiuta ad andarlo a pulire, a rimuovere il make up in profondità. È un oggettino molto simpatico, non troppo costoso, e che vi consiglio. Io per esempio lo porterò anche in vacanza con me, perché è un'ottima alternativa al Clarisonic, che mi obbliga invece a portare la base, il filo della ricarica, e che di solito quindi durante le vacanze lascio a casa. Il secondo prodotto bonus invece di questo mese è un prodotto che ha ordinato mio marito per me, per farmi una sorpresa, perché era diverso tempo che io lo volevo. Purtroppo non è acquistabile in Italia, quindi se lo volete e vi piace dovrete acquistarlo o tramite eBay o tramite i siti inglesi. Amazon ad esempio è un'ottima alternativa, e sono i burro cacao della Twist & Pout. Sono fatti in questo modo, ve ne faccio vedere un esempio. Sono rotondi, esistono di tantissime fantasie e di tantissime profumazioni e fragranze all'interno. Sono però, hanno la caratteristica di essere attaccati a questo portachiavi tramite questo anello in acciaio, quindi li potete agganciare alla vostra borsa e portarli sempre con voi. Quando volete utilizzarli poi basta svitarli dall'alto e quello che avete all'interno è appunto il burro cacao, con cui potete ovviamente idratare le vostre labbra. La profumazione è buonissima ed esistono anche delle versioni come questa, guardate che carina, forma di pacco regalo. Tra l'altro questa in particolare è pesantissima perché è in metallo molto resistente, e premendo questo bottone anche qua si apre il burro cacao. Io ovviamente tengo sui coperchietti quando non li uso per non rovinarli, in modo che il prodotto si conservi più a lungo, ma trovo che siano degli oggetti molto femminili e carini, un po' per andare a decorare la vostra borsa, quindi potete utilizzarli come charms ad esempio per la borsa, e un po' appunto per avere anche qualcosa di utile sempre a portata di mano. Si chiamano Twist & Pout. Qui sotto però come al solito vi metto tutti i riferimenti, le box informazioni, in modo che possiate cercarli anche voi, e se ho dei siti di riferimento dove potete acquistarli eventualmente come al solito ve li lascio qui sotto. Spero che il video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto, lasciatemi come al solito i vostri commenti e cercherò di rispondere a tutte voi, e se vi va invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!